Rettore, che bilancio per questo 2023, l'ultimo tra l'altro di Dino Mastrocola? Sì, è un bilancio esaltante non tanto e non solo dal punto di vista dell'assetto gestionale ed economico, ma un bilancio che ha rafforzato Università di Teramo nella sua unicità. Un nuovo corso di laurea unico in Italia, diritto dell'ambiente e dell'energia, abbiamo rafforzato i percorsi di formazione nello sport, secondo anno di Unite Include, quindi la possibilità di iscrivere persone disabili non in possesso del diploma ma per un percorso di per conseguire un attestato di frequenza. Abbiamo aumentato il numero di progetti competitivi intercettati sia a livello nazionale che a livello internazionale. Abbiamo di nuovo aumentato il numero di iscritti al primo anno, circa 150 quest'anno in più. Ovviamente i conti si devono fare poi alla chiusura delle iscrizioni, quindi il 31 dicembre, però insomma siamo già sul circa il 10% di aumento. E tante altri aspetti che fanno essere Unite una comunità sempre più coesa, sempre più protesa verso il territorio, una comunità sempre più impegnata nella transizione ecologica, una comunità sempre più impegnata nei percorsi di pace. La novità di quest'anno è il protocollo d'intesa con Rondine, Cittadella della Pace, per far partire anche in Abruzzo i percorsi di formazione per l'educazione proprio alla pace, e tanto altro però legato alla centralità della figura dello studente. E questo un qualcosa che ho ereditato, che sono convinto che rimarrà come marchio proprio di fabbrica di questo Ateneo: la centralità dello studente in tutto, perché ricordiamolo, l'università esiste non perché esistono i docenti e il personale, ma perché esistono gli studenti. A prescindere da chi sarà il suo successore dopo il 31 ottobre prossimo, lei si sente di dare un consiglio a chi verrà dopo di lei? Ma è sempre difficile dare dei consigli, perché ogni rettore deve mettere il proprio impegno e soprattutto il proprio cuore nel gestire una macchina complessa che è quella universitaria. Quindi il mio auspicio è che l'Università di Teramo possa confermarsi come punto di riferimento culturale, ma anche punto di riferimento in generale in questa comunità, nella comunità teramana, con l'impegno di intercettare sempre un maggior numero di studenti, perché è poi quello che ci interessa. Ricordiamo che l'Italia è al penultimo posto in Europa come numero di laureati, quindi ci dobbiamo impegnare sempre di più affinché questo numero salga, non tanto e non solo per l'Università di Teramo, ma in generale per il nostro Paese.